Oibo. Oibo. Mm-hmm. Tulip. Cornetto time. Facciamo colazione oggi. Siamo stati al panificio francese 1. Abbiamo preso la macchina, siamo andati al panificio, poi abbiamo trovato un parchetto qua, ci siamo fermati. Meno pane. Buono, buono, buono. Che cos'è questo? Che stai mangiando? Ehi, bella, che stai mangiando? Che cos'è? Codanetto. Ah. Ah, questa è banana e cioccolato con le mandorle sopra. Io mi congedo quando sono libero, qualche libertà dal digiuno intermittente, perché sennò diventa una forma di schiavismo, cioè il fatto di privarmi di qualsiasi cosa. Devo avere un po' di... anche bello comunque godermi del tempo con mia figlia o mia moglie. No, no. È buono. Ma buono, vero? Questa è la scelta di mia moglie. Tipo fagottina al cioccolato. Buon appetito. Bella. Bella. Stiamo mangiando la ciambella. Mangiando. Per la cannella questa qua. Ragazzi, c'è quasi zero zucchero in questa. La non se la mangia mica tutta. Abbiamo speso totale 1500 yen, sono circa intorno alle 11 euro, quasi 12 euro, per ho preso un cornetto, un fagottino, la ciambella. Mia moglie ha preso il curry, un pane ripieno di curry. Poi io ho preso là il melon pan, questa roba fresca fatta nella bakery la mattina, il numero limitato, perché ovviamente loro non è che loro non mettono conservanti, loro hanno 2, 3 pezzi, 4 pezzi massimo. Se li vendono, beh, quelli so. Poi all'ora di pranzo cambiano 4 cose, all'ora di cena cambiano 4 cose. Se finiscono prima, chiudono il negozio, poi se ne parla il giorno dopo. Non mai producono troppo, perché se non vendono, poi la roba rimane. Il fatto che uno paga un po' di più per dei prodotti freschi, senza conservanti, è una cosa buona. Com'è la situazione sto pasticcerie dolci comunque in Italia? I prezzi sono aumentati. Qua forse qualche anno fa pagavamo qualcosa in meno, ma nemmeno più di tanto.